quest'opera, un'opera in argento, un bastione in argento, dove ho voluto raffigurare questa croce intersecata con una chiave di violino, quindi questo per fondere la musica con la cristianità, poi una palma dove appunto abbiamo lanciato anche questo nome che ha rappresentato il simbolo di città di Sanremo. Sì, nasce a Sanremo il primo festival della canzone cristiana, questo è molto bello perché poi la musica cristiana è un po' diffusa in tutto il mondo, quindi nasce anche in Italia. E poi la musica cristiana è arte, è vita, è gioia, si lanciano tanti messaggi, io di questo ne sono molto contento, essere loro ufficiale di questo grande evento. Per l'occasione infatti ho realizzato un'opera interamente a mano dove ho voluto raffigurare su un bassorilievo in argento una croce intersecata con una chiave di violino, e a parte abbiamo anche inserito una palma e il leone di Sanremo, questo ecco appunto per significare i simboli della fede ma anche i simboli della città di Sanremo. Come dicevo, tutto questo mi sono veramente molto onorato, sarà un grande festival ed ecco la mia presenza a Sanremo quest'anno, non solamente per i premi che realizzo ormai da tanti anni per il Festival della Canzone Italiana, ma anche i premi che realizzerò per il Festival della Canzone Cristiana. È una bellissima sorpresa, no? In un momento così importante per la città, perché conosciamo il Festival di Sanremo, la musica leggera, poter abbracciare anche come città anche questo Festival della Musica Cristiana, che va a toccare anche altre sensibilità e anche altre tipologie di musica. Dunque ben felici di ospitare questa prima edizione, con l'augurio che possa crescere, e sicuramente vorrei fare un ringraziamento a tutti gli organizzatori e a Monsignor, Sua Eccellenza Monsignor Suet. Ma allora, come tutti quelli che sono i festival, è una proposta musicale. La proposta musicale in questo caso penso sia una delle proposte più importanti del mondo, perché la Christian Music, il contenuto del genere Christian Music è Dio. Cosa più importante di Dio c'è al mondo? Niente. Per cui cosa mi aspetto? Mi aspetto una consapevolezza, di portare una consapevolezza nei cuori e nella mente delle persone. Perché ora più che mai il mondo sta vivendo un'anoressia di sentimenti, perché in ogni famiglia c'è un lutto, e la maniglia più sicura e più forte alla quale aggrapparsi è in alto, ed è la fede, ed è Dio. Reclutare i cantanti è stata, come dire, un'impresa, oppure, come dire, è stata una cosa abbastanza facile? No, non è stato facile. È stato facile reclutarli perché sono arrivati tantissimi candidature. Non è stato facile dire dei sì e dei no, ma andava fatto. Per cui, ecco, di una cosa ne sono convinto e fiero, che la qualità degli artisti in gara è veramente molto, 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 molto alta. Michele Affidato è un amico ed è un grande artista. È un grande artista il quale ci ha onorato appunto della sua arte, perché questo bellissimo premio che vediamo appunto esposto qua, che lo prendo, questo bellissimo premio dal maestro Michele Affidato. È una iniziativa molto importante che diciamo è una novità per quanto riguarda questo tipo di organizzazione e di impulso. In realtà si colloca in un solco di tradizione per noi già importante, perché per tanti anni, dal giubileo del 2000 fino al 2014, Sanremo ha proposto anche il Jubil Music, che era un festival appunto di Christian Music, purtroppo temporaneamente sospeso. Ora questa iniziativa si ricolloca nella stessa prospettiva, e noi siamo molto contenti di questo, apprezziamo, sia per dare risalto, valore e promozione al grandissimo patrimonio della musica cristiana, che ha un respiro nazionale ed internazionale di grande valore. Della canzone cristiana a Sanremo si parla, è una grandissima novità, ma soprattutto è una grande apertura da parte, insomma, di Sanremo e di tutti i media, perché siamo stati accolti in un modo spettacolare. Sono fiero ed orgoglioso di essere il presidente di commissione di questa prima edizione, che secondo me resterà veramente scritta nel tempo e sarà qualcosa che si ricorderà per sempre, perché ha un grande futuro questa manifestazione.
A livello mondiale la Christian Music esiste già ed è anche, soprattutto in America, è molto sviluppata. Per l'Italia è una novità, ma la novità della novità è Sanremo che sposa la Christian Music. Quindi diciamo che siamo un altro festival di Sanremo della canzone cristiana, quindi nasce un nuovo festival di Sanremo. Questa prima edizione penso che sia un'esperienza unica. Assolutamente sì, tra l'altro è importante per me perché abbraccio non solamente l'aspetto artistico ma anche quello della fede che mi avvolge ormai da tanti anni, quindi per me ha un peso importante e quindi sono felicissima, anzi colgo l'occasione per ringraziare il nostro direttore artistico Fabrizio Venturi per aver creduto in me e per avermi dato voce in questa vetrina magnifica.